Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for, boy. So come on, come on, dance a little dance. Buonasera amici di Caccia Passione, siamo avvenuti a Norimberga e stiamo scoprendo insieme quelle che sono le novità di questo salone del 2023. Siamo venuti a uno stand ormai familiare, siamo in compagnia di Elisa Alberti della Conus, ma insomma la disturbiamo sempre per farci raccontare tutte le novità che la Conus promuove ogni anno, diciamo, non siete mai fermi, state sempre sul pezzo e ragionate sempre a cose nuove. Oggi parliamo di abbigliamento, però dopo magari ci racconti anche qualcosa, perché ci sono delle novità su delle ottiche. Certo, come abbigliamento, esatto, presentiamo intanto a questa fiera due nuovi completi da uomo, si chiamano Max Game 2.0 e Grinto 2.0, quindi già dal nome capiamo che nascono come ottimizzazione di un progetto precedente. In questo caso la differenza è data dal contenuto tecnico dei materiali, quindi sono tessuti impermeabili, testati a 10.000 colonne d'acqua e anche con valori di traspirabilità molto elevati. E poi hanno la particolarità di avere al loro interno, in questo caso vi è una giacca interna estraibile che si può indossare anche da sola. Questa possibilità di abbinare le due giacche assieme dà chiaramente una termicità maggiore e si può scegliere di indossare il capo magari in stagionalità diverse. Quindi di fatto hai due capi in uno. Due capi in uno, esatto, così come anche nei pantaloni vi è una fodera che può essere estratta. E nel caso di Grinto all'interno abbiamo un gilet, anche questo removibile e indossabile singolarmente. Inoltre nella nostra linea sono ormai tanti gli articoli che si possono abbinare giacca con pantalone secondo il gusto dell'utilizzatore, quindi non si è più vincolati insomma a prendere il completo così come è stato pensato da noi, ma lasciamo la possibilità di creare l'accostamento proprio secondo un gusto personale, perché utilizziamo dei materiali che stanno bene assieme, si abbinano e sono coordinati. Poi direi che sono molto contenta per la prima volta di poter presentare a questa fiera anche la nuova linea femminile da caccia, che è proprio un fiore all'occhiello per noi, perché è nata dalla collaborazione con il coordinamento femminile di Federcaccia, che ha testato per noi, ideato, stressato questi capi pensati per la donna, con veramente delle particolarità che solo vere cacciatrici, anche un po' estreme, potevano dare, per dire, potete notare quanto sia esteso questo inserto antispino, veramente copre praticamente tutta la parte frontale del capo, così come questa zona dell'addome, ma anche dettagli come la vita alta, delle regolazioni in vita. Sono cose proprio pensate dalle donne per le donne e pur essendo una linea contenuta di 5 capi, siamo convinti insomma che potranno avere un buon seguito, insomma ce lo auguriamo. Sono sicuro, ecco, come mentre lo raccontavi notavo che le vostre produzioni nascono proprio dagli input che dei cacciatori, in questo caso sì, delle cacciatrici, ma diciamo del cacciatore a 360 gradi, sia esso uomo o donna. Quindi questa sinergia che si instaura tra il cacciatore e il produttore rende il capo di abbigliamento assolutamente funzionale e quasi perfetto per quel tipo di esigenza. Certo, non ci sentiamo mai arrivati, anzi tutti i contributi che ci arrivano per noi sono importanti, cioè ne teniamo realmente conto, perché un capo può sempre essere migliorato e insomma questi feedback per noi sono essenziali. Poi scorrendo vediamo anche dette, il gel di protezione per i cani, soprattutto sì, per la caccia, principalmente certo, per la
caccia al cinghiale. Direi che quasi dovrebbe essere obbligatorio per come hai ragione, è un investimento. Noi diciamo sempre che è un investimento che uno fa, non è una spesa, no, perché assolutamente, se preserva il cane, chi ha il cane lo sa, assolutamente. Chi ha il cane al cinghiale lo sa, zaini, calze, insomma. Certo. Poi, ovviamente spaziamo in quello che è un po' che nasce come attività core la vostra, certo, le ottiche, sì, e i sistemi di puntamento e di precisione, che ovviamente ne fa la grande. Il progetto Conus Tex ormai è una decina d'anni più o sì, meno. Sì, diciamo che forse negli ultimi 7-8 anni ha avuto un po' l'accelerazione, perché eravamo partiti con l'intimo e noi come sempre andiamo passo passo, insomma. Però i nostri 44 anni di storia ci sono, li avete festeggiato, ci sono. Tutto, c'è stato, esatto, i festeggiamenti da poco, insomma. Bravissimo, quindi, esatto, quindi ecco, orgogliosamente siamo qua. Perfetto, allora ve ne raccogliamo altri 2044 di anni. Benissimo, certo. E ci sentiamo per raccontarci, raccontare le novità invece sulle ottiche. Va bene, grazie.